Inizio oggi la registrazione di un nuovo videolibro. Io compongo dei videolibri, sono dei libri composti di video. E questo videolibro si intitolerà Videolibro dei coautori. Racconterò in questo videolibro le mie esperienze di collaborazione con alcuni intellettuali e artigiani e amici e nemici alla costruzione delle mie opere, mie e loro, perché sono coautori, anche se io sono l'autore degli autori. Ecco, cosa è un regista quando fa cinema? L'autore degli autori. Comincerò con Roberto Perpignani, montatore, conosciuto in Italia come il principe dei montatori, col quale io ho collaborato alla realizzazione del mio primo film, Angelus Novus. Ho scritto, verso la metà degli anni Ottanta, la sceneggiatura per un film che raccontava la vita e la morte di Pierpaolo Pasolini. L'ho presentato al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, hanno approvato il progetto, mi hanno dato quello che dava l'articolo 28, un po' di denaro pubblico, l'ho realizzato e poi questo film è stato presentato nella primavera dell'87 al Festival di Cannes. È stato accolto alla Semaine Internationale de la Critique Française, dove si pubblicavano le opere prime che avevano qualche valore artistico e culturale. Roberto Perpignani, vorrei farne il ritratto, non esaustivo, ma il ritratto di un professionista del cinema con il quale ho collaborato alla costruzione del mio primo film. Roberto Perpignani è un notevole montatore. Lo dico per esperienza e lo dico per onestà intellettuale. È sensibile, è colto, è preparato, sa vedere. Arrivano i giornalieri, arrivano i materiali, lui li vede e li vede per quello che sono, non per quello che si immaginava che dovessero essere, nella capacità di vedere ciò che è registrato e non ciò che si sognava. Quindi io, lavorando con lui per mesi al montaggio di questo film, ho imparato moltissimo. Mi diverto più a imparare che a insegnare. Lui, la sua teoria è che il regista è il padre del film e il montatore è la madre. Quindi lui accoglie amorevolmente le intenzioni, i materiali del regista e lavora con il regista a costruire insieme quest'opera. Lui e il regista si amano e fanno un figlio. Questo figlio è il film. Questa è la teoria. La pratica, nel mio caso, è stata invece una guerra. Roberto Perpignani non mi ha amato, e non ha fatto l'amore con me, mi ha ostacolato in ogni modo, per ragioni ideologiche. Non condivideva il mio modo di pensare e di rappresentare la figura di Pasolini, non condivideva il mio stile di conduzione degli attori, della costruzione del set. Era preoccupato di compromettere il suo nome lavorando con un dilettante, era il mio primo film. Insomma, è stato difficile
E il lavoro si è concluso in maniera triste perché lui, quando finimmo di fare il film, non sapevamo ancora che esito avrebbe avuto. Lui non sapeva che sarebbe andato a Cannes e nemmeno io. Mi disse: sono addolorato di aver partecipato alla costruzione di questo film, è un denaro pubblico speso male. Poi, quando il film riuscì criticamente, andò a Cannes, circolò in Europa, eccetera, e non ha mai avuto il coraggio di domandarmi scusa. Ci sono persone che non hanno il coraggio di ammettere di aver lavorato male, di non aver fatto il lavoro che sono chiamati a fare. Questo però non mi impedisce di riconoscere in lui un buon montatore, molto ideologizzato, molto idiosincratico, molto legato alla simpatia o all'antipatia. Io invece lavoro con tutti, anche con il diavolo, e cerco di essere come Dante è stato. Questi giorni ho finito il lavoro di costruire un documentario che si intitola Dante ritratto autoritratto con Chiara Mercuri, una medievista che conosce Dante come nessun altro in Italia. E lei a un certo punto dice nel documentario Dante, quando giudica le persone all'inferno, al purgatorio, al paradiso, non li giudica secondo il modo come queste persone si sono comportate con lui, ne dà un giudizio equanime, magnanimo. Quindi io sono magnanimo. Roberto è stato bravo, è un buon montatore. Mi è stato nemico, non amico nella costruzione di questo film, ma amico cosa vuol dire? Amico, dice Aristotele, è ciò che fa per l'amico ciò che è meglio per lui. Lui non ha fatto quello che era meglio per me, né quello che era meglio per il film. Ha pensato a se stesso, si è fatti i fatti suoi e ha cercato di difendere il suo nome invece di difendere il figlio che andava a nascere e a vivere.